OS 2023 continua, siamo allo stand di San Demetrio, l'opificio erboristico pugliese di cui parliamo spessissimo con le sue grandissime varietà e novità che immette sul mercato, e siamo in compagnia di Giuseppe De Rinaldis, il direttore generale dell'azienda. Ciao Giuseppe e benvenuto. Grazie, un saluto a tutti e grazie a te Fabio per l'opportunità. Giuseppe, in un minuto la storia di San Demetrio. In un minuto è abbastanza difficile. In realtà da oltre 50 anni coltiviamo le erbe, produciamo prodotti per la salute, per il benessere, perché dai primi anni degli anni 70 il dottore Giuseppe Maria Ricchiuto ha sviluppato, è stato il pioniere, diciamo, della fitoterapia in Italia, e quindi poi è nato prima con la sua azienda a Verona e dopo metà anni 90 giù nel Salento a Specchia in provincia di Lecce, dove ci sono sia una realtà dell'azienda agricola che produce molti prodotti per l'opificio erboristico, e poi c'è l'opificio erboristico di trasformazione, dove lavoriamo nei vari formati, tisane, cialde, capsule e filtri. Diciamo, sono prevalentemente prodotti per la salute e per il benessere a base di erbe e prodotti completamente naturali. Voi avete una quantità davvero infinita di prodotti a catalogo, più o meno quanti saranno? Sì. I prodotti sono più di 120 nelle varie declinazioni, e poi la maggior parte sono prodotti biologici, perché poi li sviluppiamo nei vari formati che vanno dalle tisane ai filtri, alle cialde e alle varie capsule compatibili. Giuseppe, noi siamo host. Che cosa avete presentato per questa manifestazione? Allora, per questa manifestazione sostanzialmente le novità principali sono tre. Una per ciò che concerne il campo nutraceutico, e abbiamo fatto le tisane sia come infusi alla melagrana e camomilla con melatonina in tutti i formati, quindi filtri, cialde, capsule, Nespresso, dolce gusto e a modo mio compatibili. E poi abbiamo realizzato i caffè aromatizzati nelle varie declinazioni, che possono essere dalla mandorla, il cosiddetto caffè leccese, oppure alla ginsenga, alla liquirizia, al pistacchio, al cioccolato, al caramello. In più poi abbiamo presentato proprio qui in fiera le nuove capsule Nespresso in alluminio con autoprotette negli aromi ginseng, nocciola e mandorla leccese. Insomma, tantissima roba. Giuseppe, voi vi rivolgete sì da una parte ai torrefattori, dall'altra al mercato dei professionisti della distribuzione automatica e infine, non ultimo, il settore retail, GDO, nella quale riponete grande attenzione con una serie di altri prodotti. Sì, certo. Diciamo che negli ultimi anni il mercato, causa anche le varie vicissitudini che ci sono state, è un po' cambiato. Quindi un'azienda oggi, per restare sul mercato, deve essere al passo, soprattutto con i cambiamenti, e deve essere dinamica. Per cui abbiamo dei prodotti, abbiamo studiato e sviluppato dei prodotti proprio specifici per ogni settore, in grado di poter soddisfare le esigenze dei consumatori e soprattutto dei nostri clienti. E allora forniamo a questo punto l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per entrare in contatto con San Demetrio, richiedere magari maggiori informazioni e chissà poter iniziare un rapporto commerciale con l'azienda. Sì, si può andare o sul sito, l'indirizzo è www.sandemetriosrl.com, oppure tramite email info@sandemetriosrl.it. Benissimo, grazie. Allora ci calmiamo un po', prendiamo una buona tisana di San Demetrio. Grazie per la collaborazione. Grazie a tutti voi e un saluto agli ascoltatori.